Gentile collega, il caso che porto alla tua osservazione ci farà vedere come bisogna seguire questa gestazione in un feto affetto da ernia diaframmatica. Voi vedrete due esami, uno eseguito a 21 settimane e uno eseguito a 28 settimane. In quello eseguito a 21 settimane grande attenzione viene posta anche a quelle che sono le possibili presenze di malformazioni associate, che in circa un 40% dei casi sono presenti, ma che non sempre tu puoi osservare, ma che devi andare a valutare soprattutto nel secondo trimestre. Anche se comunque nel secondo trimestre tu dovrai richiedere lo studio del cariotipo, la consulenza genetica, la consulenza cardiologica, l'ecocardiografia, la consulenza chirurgica, la consulenza neonatologica. L'ecocardiografia la stiamo eseguendo adesso ed è un motivo per cui te la faccio vedere alcune clip per dirti che non è facile eseguire un'ecocardiografia in quest'epoca, ma tu che devi cercarla assolutamente di eseguire e di essere il più dettagliato possibile. Quindi andare a vedere, come in questo caso, anche le velocità, questa sulla polmonare, che è di 31 cm al secondo, questa è la sezione dei tre vasi con la polmonare, la aorta e la cava, questa è la sezione del dotto, dell'arco. Andare a vedere, questa è la sezione del dotto, andando a vedere tutto quello che tu puoi vedere per essere certo che non ci siano anomalie associate. Naturalmente in questo caso, questa è la sezione dell'arco, naturalmente in questi casi ci sta una maggiore difficoltà legata alla presenza di organi nella cavità addominale e in questo caso specifico anche a una ridondanza del tessuto adiposo della madre. Si parla moltissimo di stomaco, della posizione dello stomaco. Lo stomaco può non erniare nel torace, se ernia ed è come in questo caso anteriore, ci lascia tra virgolette un pochettino più ottimisti, perché intende che la quantità di fegato presente nel torace è minima, ma il segno principe è rappresentato sempre dallo studio. Guardate questi numeri, 16.6 per 9.1, che sono i valori che tu devi fare, ecco hai 151, questo lo devi dividere per la circonferenza cranica che hai visto un istante fa e avremo un valore che è un valore di 0,7-0,8, che non è un valore eccessivamente prognosticamente favorevole, ma questo non sempre è la verità. Qui tu stai vedendo sempre nell'ambito della sezione dell'ambito ecocardiografico, stai vedendo quelle che sono le vene epatiche che ti indicano quindi che ci sta un interessamento anche del fegato nel torace. Questo rappresenta un sistema per poter essere certi che ci sia il fegato, perché naturalmente nell'ambito di quelle strutture tra il fegato e il polmone non ci sta una grande differenza, e soprattutto in questi casi in cui tu vedi che ci sta questa grossa componente di adipe della madre, della gestante, diventa tutto estremamente difficile. Ma in questo caso, attraverso queste valutazioni flussimetriche, abbiamo avuto quindi la certezza della presenza di parte del fegato in torace, e questo spiega anche il valore non eccessivamente eccellente del rapporto tra il polmone e la testa, sarebbe LH ratio. La colecisti è stirata verso sinistra, questo è un altro segnale che vi diamo, che vi fa intendere che il fegato è entrato nel torace. In questa immagine tu invece stai vedendo la vescica e hai visto i due reni e devi andarti ad assicurare che non ci siano alterazioni dell'inserzione
ombelicale e che i reni abbiano una regolare costruttura. Qui ne vedi uno che ti indichiamo con la freccia, eccolo qui, prima hai visto l'altro. Quindi andare sempre ad osservare attentamente l'anatomia, qui tu vedi che il cordone ha tre vasi e quindi a questo poi naturalmente devi aggiungere lo studio degli arti che deve essere molto dettagliato e non ci deve essere una dei valori biometrici verso il basso. Tieni presente che in questo caso abbiamo invece una biometria lievemente maggiore rispetto alla norma e questo è da un punto di vista prognostico genetico, diciamo un fatto positivo se tu hai escluso la sindrome di Beckwith-Windemann che si può associare all'ernia diaframmatica. Ti è stato fatto vedere un'altra sezione cardiaca, qui vedi i genitali, ancora una volta sono maschili, ci sta una maggiore incidenza di feti maschi. Qui stai vedendo l'esame nel terzo trimestre, nel quale tu noti che non c'è stato un aggravamento, nel senso che lo stomaco è appena un poco all'interno, vedi un'ansia intestinale in alto, non so se la riesci a vedere, appena un pochettino dilatata, lo stomaco appare nella sua posizione. Ricordatelo che il diaframma non ti aiuta in niente a dirti dove sta il difetto e quanto fegato sia erniato, è assolutamente privo di significato. Per cui lo stai osservando il fegato e vedrai, e lo vedi questa volta molto bene, e puoi vedere attraverso quelle alterazioni, quello che abbiamo visto precedentemente, l'impegno anche toracico che ci sta. Il cuore è cresciuto abbastanza, il polmone destro è rimasto di dimensioni relativamente buone, quindi non c'è stato un aggravamento come potevamo aspettarci, ma ciò non toglie, è sempre fatta la biometria della testa, come di tutti gli altri organi. Ti ripeto, in questo caso c'era una biometria maggiore rispetto all'epoca di gestazione, questo era un aspetto estremamente positivo, era circa 12 giorni più grande, e devi poi riosservare un poco tutte le strutture. Qui vedi un movimento di deglutizione, tu non hai idea come è importante anche questo, vedi anche che ci stanno un liquido che è verso i limiti alti, ma non è un polidramnios severo, e anche questo ce lo dobbiamo aspettare, perché sappiamo che purtroppo è un prezzo che si paga. Vediamo di nuovo i genitali, vediamo la faccia, qui si è messo in una posizione favorevole per poter studiare il cuore, quindi ne approfittiamo subito. Tiriamo le indagini finali, raccomandando sempre alla paziente un attento controllo. Vedi lo stomaco e sotto delle ansie intestinali che, come ti avevo detto prima, erano appena un poco dilatate, ma anche questo non devi dare grande importanza, se non segnalarle perché non hanno una grande importanza. Devi osservare il polmone destro e lo vedi molto bene. Questo è lo stomaco e devi fare il relativo rapporto per valutare le dimensioni e il rapporto con la testa. Le ansie intestinali intanto si iniziano a riempire e quindi appaiono un poco più ampie, ma anche questo è un reperto di normalità. Qui vedi la placenta sulla parete posteriore e puoi osservare il lieve aumento del liquido amniotico sia nella tasca massima sia, come vedrai dopo, nei quattro quadranti. Qua stai vedendo un quadrante, qui stai vedendo gli altri quadranti, alla fine avremo un valore appena un poco superiore alla norma. Grazie dell'attenzione.